Siamo ad Ancona, città fondata più di 2000 anni fa dai Greci Dori, i quali ne hanno apprezzato sin da subito la peculiare forma a gomito. Numerose sono le bellezze che illuminano la città. Oggi il presidente Silvetti ed i suoi ospiti ce ne illustreranno alcune. Il quarto appuntamento ci porta qui ad Ancona, nel cuore del capoluogo di regione, laddove inizia proprio il Parco del Conero nel suo lato nord. Qui, chiaramente, alle Grotte del Passetto, alla spiaggia degli Anconetani, esistono diversi habitat che sono in qualche modo il valore aggiunto di un parco che include al suo interno proprio il capoluogo. Per molti anconetani questa è assolutamente una novità, ma noi saremo molto attenti ad approfondire le questioni non solo di carattere ambientale e naturalistico, ma anche a riscoprire gli aspetti della tradizione, le tradizioni di un territorio, andando a parlare proprio con i grottaroli, gli abitanti originari di questa parte della città. Ed eccoci giunti alla spiaggia del Passetto, dietro di me c'è la famosa Seggiola del Papa, nota ai tanti anconetani e ai tanti turisti che ormai da ogni parte del mondo giungono proprio qui, nel cuore di Ancona. Andiamo adesso a conoscere Ambra Benvenuti, una delle proprietarie delle caratteristiche grotte del Passetto. Ambra, ci puoi raccontare un pochino il senso, il significato della presenza di queste grotte, di questo segmento così tradizionale della costa anconetana? Grazie ai contadini pescatori che hanno realizzato nei primi dell'Ottocento queste grotte. Materiale fragilissimo, questo è un ambiente tenero e forte insieme, un ambiente molto fragile dove gli interventi devono essere ben pensati. Fa parte del Parco del Conero, noi abbiamo non solo il mare in tasca al centro della città, ma al centro della città abbiamo anche il parco che finalmente riusciamo a toccarlo, finalmente se ne parla. Ancona ha il Parco del Conero, questo è importante. Io ho sempre creduto in questo Passetto, nel 94 mi ricordo, ho speso tutte le mie forze per farlo rianimare, per farlo riabitare. E attualmente le grotte costituiscono proprio il fronte più importante per la falesia, sono le sue sostruzioni. Se non ci fossero queste grotte, la falesia come un gelato sarebbe scivolata a mare. I grottaroli, chiaramente, quelli dell'Ottocento, ormai c'è un turnover, quindi è abitato da giovani e quindi c'è un ambiente molto più ospitale, molto più turistico, molto più socievole. I grottaroli sono consapevoli di essere padroni di un pezzo di paradiso, per cui si sentono di essere ospitali verso tutta la città, perché il Passetto non è solo di Ancona, il Passetto non è solo di tutta la città di Ancona, il Passetto è di tutti. Il porto ci sta sponsorizzando, ci manda i turisti e noi, grazie, mettiamo la bandiera italiana perché siamo qua, diciamo, e offriamo tutta la nostra ospitalità. Quindi i grottaroli sono cambiati, sono ospitali. Grazie Ambra. Allora, tu hai parlato giustamente di falesia, habitat, area protetta, parco. Sì, certo. Qual è la relazione a questo punto fra chi detiene questo patrimonio storico e il parco, che comunque è all'interno di quest'area, anzi, ne ha proprio il suo confine a nord? Allora, la città nostra è circondata dal mare, ma l'unico accesso al mare è al Passetto, perché si chiama Passetto, perché si dice che fosse il passo, Passetto piccolo passo, cioè piccolo sbocco. E da quando poi è stata fatta la grande scalinata scenografica, che è unica, bellissima, io comunque continuo a passare nel piccolo passo, c'è un camminamento che fanno tutti i grottaroli, che fa anche bene alla salute e anche perché dall'alto tu domini tutta questo spettacolo. E il Parco del Conero è importante, è incluso, finalmente le persone sanno che questo passetto
è incluso, è all'interno del Parco del Colle, quindi ci abbiamo tutte e due le cose. Bene, bene, grazie Ambra, sei stata assolutamente esauriente. Io chiedo scusa, vi faccio un omaggio di chi ha voluto scrivere, ha fatto delle cose ben precise, scientifiche, e vi lascio questi due libri che sono del Marina Turchetti, contributi Fabio Brigelletti, Alberto Dubini, Francesca Galletti, Giorgio Petetti, Riga Reggiani, eccetera. E un'ultima chicca, ieri io sono stata qua, vi posso passare anche le foto, c'è stata una lezione en plein air del Dipartimento di Scienze Vita e Ambiente, professor Fabio Rindi, con tutta la scolaresca seduta in fila, con plateau pieni di aire di tutte le qualità, quindi il passetto è importante. E hanno fatto scuola qui, è una cosa meravigliosa. Grazie Ambra. Vi ringrazio. Storia, memoria storica, sì, didattica, memoria storica, didattica, studio tutto. E didattica. Quindi abbiamo chiaramente tutta la filiera ben rappresentata anche qui. Okay. Per oggi è tutto, chiaramente vi ringrazio perché il viaggio continua, continuate a seguirci.